Con il vicepresidente Federico Trani, al termine dell'amichevole con il Partizani Tirana, partiamo però dall'assemblea di Lega che si è tenuta oggi. Come è andata? Anche perché c'era la forte preoccupazione di non giocare la partita di domenica. No, è stata un'assemblea difficile perché erano dei temi delicati all'ordine del giorno, però alla fine si è risolta anche abbastanza in fretta, nel senso alla fine ha vinto abbastanza il buon senso tra le società e sono stati tutti abbastanza d'accordo nel cercare di trovare una soluzione migliore per evitare danni che potessero falsare definitivamente il campionato come eventuali sconfitte, perché se una squadra non si fosse presentata, sarebbe perso la partita da tavolino 3-0 più il punto di penalizzazione. A quel punto il campionato sarebbe stato davvero falsato. Già le difficoltà di calendario e tutte non aiutavano, quindi era molto importante oggi cercare di trovare una soluzione e alla fine quasi tutti sono stati d'accordo nel trovarla. Ecco, domenica c'è dunque questo esordio casalingo contro la Lucchese. Insomma, credo che ci sia attesa, ma anche voglia alla fine di vedere all'opera questo Siena davvero. Sì, abbiamo tanta voglia di iniziare perché la squadra sta lavorando tanto, ha voglia di fare bene, ha voglia di dimostrare, è una squadra che negli stimoli maggiori trova maggior forza, anche per il tipo di personalità, di carattere che sta costruendo. Quindi è sicuramente un impegno subito importante in un derby importante. L'anno scorso purtroppo l'abbiamo partita sia andata che ritorno e quindi c'è tanta voglia di rivalsa. Siamo con Michele Maurusso. Allora, Michele, innanzitutto ti chiedo di presentarti ai tifosi bianconeri, insomma, la tua prima intervista che fai, diciamo, con la maglia della Robur. Ecco, presentati un po' quali sono le tue caratteristiche, quali sono le tue intenzioni anche per questa stagione. Innanzitutto saluto a tutti i tifosi del Siena e li invito domenica a venire tutti allo stadio perché noi abbiamo bisogno di loro. Loro sono il nostro dodicesimo uomo, quindi abbiamo bisogno di tutti. Allora, le mie caratteristiche, io sono un giocatore che piace giocare più con la palla. E piace muoversi con la palla, di qua, di là, saltare l'uomo, fare la giocata, però in questi giorni, anzi, in questo ritiro devo fare quello che dice il mister, quindi mi sto impegnando a fare quello che dice il mister, quello che vuole il mister. Ecco, hai scelto la maglia numero 7, non è che pensi un po' troppo a Cristiano Ronaldo, non so se è quello il riferimento. No, 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 io penso solo a me stesso, alla squadra e a fare bene. Non voglio assomigliare a nessuno perché secondo me sono altri livelli là. Speriamo di iniziare bene domenica con la Lucchese, che è una buonissima squadra, quindi aspettiamo con ansia la partita di domenica.